Quella che abbiamo appena ascoltato era Jeunesse. Fabi, ti vedo come un leone in gabbia. Prendi quel microfono. Senza il microfono non riesci, forza. Ragazzi, allora? No, bravi. Decisamente bravi. Sono molto contento di tutti e due i brani. Molto divertente per me, interessante la versione che avete fatto del Mare d'Inverno. Il Mare d'Inverno, appunto. Aspettiamo a dire le cose o diciamo subito? Io direi che come prima opinione intanto okay, basta va bene. Così, vai. Basta. Dire qualcosa? Laura. Io vi ho messo molto più a fuoco stasera. Cioè questo brano mi piace molto più dell'altro, devo dire. E il ritornello l'ho acchiappato subito, mentre l'altro sinceramente non mi ricordavo proprio il brano. Vorrà dire, non vorrà dire, però adesso vi capisco di più. Bravi. Secondo me lui voleva mettere a fuoco noi stasera. Un pochino, insomma, vi avevano un po' preso di mira. Prima però di andare in pubblicità, Frecchi, una cosa. Ti ricordi durante le selezioni? Ci avevano colpito con questa canzone. Sì, esatto, esatto. Poi dissi che per fare il blues o si fa o non si fa, voi non ci siete riusciti. Ma al di là di questo, stasera avete fatto un pezzo che è bello. Secondo me è arrangiato molto bene con gli strumenti che avete e quindi... è quello che mi ha colpito con la prima volta che vi ho sentito. Vai, non importa. Puoi dire tutto te. Bello, sì, vi siete confermati alla grande. Bravi. A questo punto però non ci resta che aspettare la seconda parte, andiamo in pubblicità perché ci sono da ascoltare, c'è da ascoltare un altro gruppo. A tra poco. Ci eravamo lasciati con la presentazione del secondo gruppo di questa quarta semifinale con le Ice Cream, ma prima, come al solito, come non stare vicino alla nostra vignettista Elena, a cui, no, per cui chiedo un altro applauso. Dai, stasera tanti applausi, ma si è veramente superata perché con i tre autori del programma, insieme, quindi Botti, Paci, Rondoni, fanno parte di questa vignetta. Vado a leggerla velocemente perché intanto in una base segreta dell'Aretino gli autori sono alle prese con progetti molto importanti. Signori, ci stiamo avvicinando alla finale del programma, dobbiamo partorire un finale che lasci senza parole il mondo del web, un'idea avvincente che rimanga impressa nella mente dell'uomo per secoli e secoli. È dall'inizio del programma che ve lo ripeto, la soluzione è un fottuto Godzilla che nell'ultima scena distrugge tutto. Non sono proprio convinto che andrà a finire così la finalissima, però... Elena, sei sempre puntuale, quindi ti devo fare i complimenti, ma nel farti i complimenti però vado dietro per equità. Un applauso anche per voi, per le Ice Cream. Sono con Angela, ci ritroviamo in semifinale. Ebbene sì. Avete visto cosa hanno detto di voi nella mid-season i giudici? Sì, abbiamo ascoltato. Siete rimaste soddisfatte? Pensavate meglio, pensavate peggio? Ma... tutto sommato hanno ribadito ciò che avevano già detto in puntata. Siamo molto felici di aver avuto la possibilità di tornare e di riesibirci sul palco di Bonus Track. Ci siamo trovate d'accordo su alcuni punti dopo aver rivisto la puntata, per cui... Ad esempio? Sono curioso. No, perché uno dei punti salienti dopo l'esibizione era stato appunto il fatto che la cover paradossalmente avesse convinto più del nostro pezzo. Lo disse il nostro Frankie, tra l'altro, subito, poi seguito anche... Sì, Frankie, te lo ricordo io. Se no cosa ci sto a fare? Ho poca memoria, Frankie, scusate. Sono qui per questo. Sì, effettivamente dopo aver rivisto sullo schermo l'esibizione... è vero che c'era più energia nella cover, per cui stasera siamo determinati a fare il contrario, o se non altro rilasciare la stessa energia in entrambi i pezzi. Mi pare la soluzione più giusta. Anche voi avete portato il pezzo che avete inviato per essere selezionati. Selezionate. Esatto, cioè, voglio anche se anima, selezionate, sì. abbiamo deciso di parlare. Come mai? Ma perché in effetti è il nostro primo singolo, è un pezzo molto forte, quindi non volevamo perdere l'occasione di farlo sentire alla giuria e oltretutto era quello che per cui loro ci avevano selezionati, quindi valeva la pena farlo. Allora, io però ti prendo intanto il microfono, ti dico di andare cori, come piace al nostro grande Francesco Paterni, il nostro regista. Prima però di andare ad ascoltare le Ice Cream,
voglio restare da voi perché io vi ricordo chi abbiamo scelto per queste semifinali, ma volete ricordare quali sono le prerogative che avete utilizzato per scegliere i 7 gruppi, non quello ripescato, ma i 7 gruppi per le semifinali? Certo, assolutamente a caso. A caso, no. Totalmente. No. Vabbè, un applauso ci sta, Qualcuno lo ha pensato. No, Fabri. Qualcuno lo ha pensato. No, assolutamente no. Anzi, è stato estremamente difficile, ponderato, perché in realtà abbiamo cercato differenti canoni di selezione, quindi l'originalità della band, i tecnicismi, la presenza sul palco, un po' tutte le cose che insieme hanno dato poi un peso complessivo al gruppo o all'artista e li ha portati avanti o indietro, tutto qui. Laura, un attimo, ti sei pentita di qualche scelta oppure no? No. Avevo solo un dubbio su un gruppo, che però non dirò qual è perché, vabbè, è indietro con gli altri. Mentre tutti i ragazzi che ho portato in semifinale, cioè, sono convinta, mi piacciono, sono quelli che mi hanno emozionato di più. Stessa domanda per Frankie, però, voglio sapere se si è pentito di aver portato qualcuno. No, sono convinto e contento della scelta che abbiamo fatto tutti insieme. Io però vi ricordo i 7 gruppi che sono stati selezionati dai nostri giudici, che sono Remida, Bolivar, Ghost Space, quello d'Arezzo, Ice Cream, Complesso di Plutone, Marco Zelli e abbiamo ascoltato gli Alive, che sono stati ripescati. Ma prima di andare dalle Ice Cream, che sono prontissime per farci ascoltare la canzone, la cover che è stata scelta per loro, Pazza Idea, di Patti Pravo, direi che possiamo andarci ad ascoltare il Dicono di Noi, Ice Cream.